Tell me, why don't you go to school today? Ciao a tutti ragazzi, qui ExSet, oggi siamo tornati con un nuovo video, di nuovo un top 10 sul calcio. Oggi nuova posizione perché andiamo a vedere i 10 terzini più forti del 2021, di questa stagione, sia terzini sinistri che terzini destri. Davvero dei campioni incredibili. In Serie A poi ne abbiamo tantissimi: Hakimi, Théo, Gosens. Davvero ragazzi, dei campioni. Noi ovviamente andiamo a vedere la top 10 fatta dal creatore, che vi ricordo come ogni top, ogni reazione, che porto ormai da 3-4 anni. Lo trovate sempre in descrizione se volete vedere il suo video. Noi come sempre dobbiamo fare la nostra top. A fine video ovviamente vi dirò la mia top 3 di questi 10 calciatori. Aspetto la vostra qua sotto nei commenti. E soprattutto, davvero davvero importante, avete un solo calciatore da poter comprare fra questi 10, uno solo. Chi comprereste per la vostra squadra del cuore? Fatemelo sapere qua sotto. Se volete altre reazioni, tantissimi mi piace, iscrivetevi al canale, condividete il video ovunque, passate al mio Instagram, lo trovate qua sotto. E dove è tutto questo? Basta parlare, iniziamo subito. Eccoci qua, prontissimi come sempre per incominciare. Vi rubo pochissimi secondi per mostrarvi come sempre le magliette di Ok Calcio, il mio sito di magliette a bassissimo costo. Oggi vi mostro delle magliette che in passato già ho mostrato. Questa è la maglia della Champions League, della Jordan di PSG, la nuovissima, quella proprio di questa stagione. Ogni volta che esce si riaggiorna sempre il sito, tutte le nuove uscite. Ovviamente nome dietro Neymar, davvero bellissimo il ricamo del numero con l'oro dietro. E ovviamente voi potete mettere anche il vostro nome della vostra squadra del cuore. Oltre a Neymar c'è anche quella del Barça, tutte le magliette Serie A, anche i campionati messicani, una chicca, le maglie storiche. Come vedete ragazzi, davvero stupendi, il colletto elastico, davvero bellissimo. Vabbè, questa scelta di Nike tipo che si avvolge, ovviamente vabbè, Barcellona 10, chi vuole mai essere se non Leo, davvero bella. E ovviamente come detto tutto, anche maglie di allenamento, piumini, polo di tutte come detto le squadre, soprattutto ovviamente quelle più importanti. Qua troviamo la Juventus, davvero davvero bella, molto elegante, con queste strisce bianche dietro. Non ho scelto nessun nome, però potete mettere o il vostro col vostro numero, oppure potete scegliere Ronaldo, un grande campione come Federico Bernardeschi. Solamente che attenti che vanno a ruba certi fenomeni, mamma mia. Attenti anche ad Aaron Ramsey, che non lo so se si trovano, però vabbè, a parte gli scherzi. Comunque sul sito trovate davvero dei prezzi clamorosi su tantissime cose. Vi lascio ovviamente tutto in descrizione, e se volete comprare vi lascio una breve intro dove vi spiego come utilizzare il sito. Se invece non vi interessa, skippate avanti per andare subito alla reazione. Buona visione. Eccoci qui ragazzi su Ok Calcio. Vi ricordo, molto importante, se scegliete di acquistare, createvi un account. Qui in alto a destra potete crearvi un account, almeno così riesce tutto quanto salvato. È importantissimo, per qualsiasi problema che avete, come per tutti i siti, contattate ragazzi l'assistenza. Come fare? C'è il bollino qui sotto in basso a destra come vedete di WhatsApp, oppure basta tranquillamente scendere i nostri servizi, la parola contattaci, quindi potete contattarli o via email. Compila tutto quanto, nome, cognome e tutto quello che dovete compilare. Qua scegliete il vostro metodo di pagamento, vedete voi quale usare. Poi ovviamente qui c'è il buono sconto, usate quello ExSet. Qua nei commenti se tipo ci sarà una promo attiva. Adesso vi lascio il video, buona visione. Adesso siamo pronti per incominciare. Prepariamoci a questa top 10 dei terzini. 3, 2, 1, via. Numero 10, Chilwell, pagato tantissimo dall'Leicester al Chelsea e non sta sfigurando, anzi grande acquisto, ci ha visto lungo il Chelsea, perché è uno di quei ragazzi che sta portando avanti questa squadra. Davvero un grande grande giocatore, molto criticato, pochi lo conoscono soprattutto fuori dall'Inghilterra, ma questo qua è un bellissimo terzino, molto offensivo, davvero davvero fa tanti gol, molto molto forte, davvero molto molto forte. Molti di voi comunque rispondono a un commento, mi scrivono: ExSet, ma quando te inizi a parlare, che fai discussioni o altro, le vedi le clip sotto? Sì ragazzi, non stoppo il video solamente per non farvi perdere troppo tempo, se no i video durano un anno, ma commenti sotto le clip le vedo, e come queste grandi giocate, questi cross rasoterra alti, qua gol di Werner, chiusura difensiva su Sissoko, da veramente bello. Questo era fallo, però vabbè, comunque. Però per il restante ragazzi prepariamoci, perché io sono curiosissimo di questa top 10. Decima posizione, secondo me Chilwell ci può stare. Maria, io esco. Nona posizione Théo Hernández. Creatore, partiamo male. Io, ragazzi, esco. Théo Hernández nona posizione. E chi c'è davanti? Pippo Inzaghi, chi c'è davanti? Scusate, se Théo Hernández è nona posizione, io non lo so. Curioso di vedere allora chi sia davanti. Vediamo, dai. Sono curioso, dai. Vediamo chi ci sia davanti. Théo Hernández secondo me è uno dei più forti d'Europa. È uno dei terzini sinistri più forti d'Europa. Secondo me è l'unico forse terzino sinistro. Che cavolo ne so, terzino sinistro. Posso pensare a Davies, che può essere un pizzico più forte di Teo. Boh, altri nomi adesso non mi vengono. Però Théo Hernández non mi sembra un po' esagerato. Boh, io lo adoro, secondo me è fortissimo fisicamente. È un terzino sì, ovviamente più offensivo che difensivo. Ancora tanto da imparare nella fase difensiva, però offensivamente è un carro armato. Comunque manco a dire che non sa difendere. Alla fine difende, ma non è Giorgio Chiellini. Cioè mi sembra veramente clamoroso. Cuadrado, vabbè, Cuadrado è molto forte. Difficile, guarda, vi dico ragazzi, difficile sta top. Cuadrado è un giocatore incredibile, però di destra, quindi diciamo che possiamo fare questa. Se tipo dobbiamo unire queste due posizioni, ma fate il creatore, non so dire per se che Cuadrado è veramente forte. Sono diversi. Théo è più veloce, più fisico, veramente la sua progressione fisica lo rendono infermabile. È un po' come per dire Lukaku quando prende velocità, è davvero così grosso, così potente che è difficile da fermare. Invece Cuadrado è molto più tecnico, vedete i cross. Oggi addirittura contro l'Inter doppietta. Cioè, secondo me è più tecnico. E oltre che vabbè, lui prima era un esterno d'attacco e si è trasformato in terzino, che secondo me si è trasformato benissimo in terzino. Veramente una trasformazione super, perché veramente è bravo. Beh, veramente bravo a fare questo ruolo. Ovvio, non è che deve essere. Delle volte tutti fanno un errore e lasciano un buco, però davvero. Vabbè, Angelino davanti al Cuadrado, mamma mia. Cioè, io ho nulla da dire ad Angelino, pane e vino. Giocatore che ha fatto una stagione assurda, assurda. Tantissimi gol, tantissimi assist, però metterlo davanti a Cuadrado e Théo Hernández mi sembra un'assurdità, quindi io qui mi dissocio dal creatore totalmente. Cioè, io la vedo in modo diverso. No, ovviamente, quando dico ovviamente che deve essere dietro, non stiamo qui, questi sono i migliori. Cioè non è che Angelino è scarso, Angelino è un grandissimo giocatore, davvero grandissimo, anche Guerreiro, o come si chiama, Rafael Guerreiro, non lo so proprio come si pronuncia bene, quello del Borussia, anche lui è un grandissimo terzino che ha fatto tantissimi gol. Però io preferisco Théo e Cuadrado, mi danno più sicurezza, poi ovvio offensivamente può essere più forte Angelino di Cuadrado e Théo, assolutamente, però non lo so, non lo vedo. Nella mia top non metterei Angelino, però comunque grandissimo giocatore. Wan Bissaka, 23 anni, un giocatore molto molto forte che ha avuto una trasformazione, che questo qua quando l'hanno comprato dal Crystal era un giocatore, un terzino super offensivo con poca difesa. Invece in questa stagione ha fatto la trasformazione definitiva. Era un giocatore super del dribbling o altro, invece adesso è un po' meno dribbling, un po' meno offensivo, ma super difensivo. Cioè difensivamente è davvero diventato fortissimo. Sempre se uno si pone la domanda davanti a te al Cuadrado, io ti direi di no. Ti direi davvero di no. Però cioè sento un giocatore forte, assolutamente forte, ma secondo me Teo e Cuadrado rimangono superiori. Punto è per me. Poi ovviamente aspetto la vostra. Scrivetemi la vostra, ragazzi. Cosa ne pensate? È giusto o non è giusto? Soprattutto se ci sarà anche Hakimi. Voi siete team Hakimi o team Teo? Fatemi sapere, ovviamente, per le due squadre di Milano hanno questi due grandi esterni. C'è sempre, da tutta la stagione c'è questa lotta. Fatemi sapere voi. Io personalmente sono due campioni, ma preferisco Teo. Però sono entrambi dei giocatori bellissimi. Cancelo, quinta posizione. João Cancelo, ti posso dire che ci sta, che sia davanti a Teo, Cuadrado e altri. Per questo qui è un terzino. La Juventus se l'è levato perché Allegri vuole Desciglio, non lo so, Juventini, boh. Questo è un mostro, questo tecnicamente è un mostro, nulla da dire, questo tecnicamente è un mostro. Poi alla fine è giovane, tra virgolette, che tiene 19 anni, però comunque non ha 40 anni. Questo qui può tranquillamente imparare a difendere e piano piano sta migliorando sempre di più. Può fare il terzino destro o può fare il terzino sinistro, come avete visto nella clip. Guardiola delle volte lo mette anche a fare il terzino sinistro. Questo è un grande campione. In Champions League, bacino, guarda lì, partendo dal terzino sinistro che non è la sua posizione, bam! Questo qui è uno spreco della Juventus clamoroso, che poi l'hanno venduto per Danilo. È uno dei più forti al mondo in quel ruolo, non te lo levi se vuoi vincere la Champions, punto. João Cancelo, io ti dico che ci sta, anzi potrebbe tranquillamente stare nella top 3. Oh mamma, show quarta posizione. Cioè, io davanti mi aspetto, cavolo, Hakimi, Trent, Robertson, Davies. Oh mamma. Quindi qualcuno di grosso manca, qualcuno di grosso manca. Az. Show, stagione sorprendente la sua. Un ragazzo che ovviamente, poverello, è stato sempre martoriato dagli infortuni, quindi non ha mai avuto una carriera facile. Quest'anno è stato uno dei migliori dello United, la marcia in più dello United. Si è rivelato davvero la marcia in più. Ti posso dire, grandissimo giocatore, sì, può stare nella top 10, ma non è assolutamente più forte di un Théo Hernández, di un Hakimi, di un Cuadrado, di un João Cancelo e via dicendo, punte a capo. Cioè, il giocatore è molto forte, come detto, ma preferisco loro, quindi niente da dire per adesso. Fammi vedere, sono pure su top 3, diciamo, vediamo, top 3, Gosens, Robin Gosens in terza posizione, segna tanto, perché no, segna tanto. Guarda, secondo me Gosens è forse uno dei... Gosens non è un vero e proprio terzino, perché gioca con la difesa a 3, è uno dei 5 di centrocampo, quindi un esterno di un centrocampo a 5 è un po' più complicato, nel senso che ovviamente ha valutazioni più alte. Se tu tieni conto solo delle statistiche, gol e assist, ovviamente giocatori come Gosens e Hakimi possono avere statistiche migliori, perché giocano molto più avanzati rispetto a un Théo o un Cuadrado. Però se contiamo solo questo, se contiamo il giocatore in sé, quindi non contiamo le statistiche della stagione, Gosens è un campione, secondo me veramente uno dei migliori in Serie A. Super, difende benissimo, attacca benissimo, fa tanti gol, tanti assist, fisicamente davvero un grande giocatore, ma continua a preferire altri. Seconda posizione Hakimi, come detto, sì, vabbè, e va molto a calcolare le statistiche, quindi o Davies, Trent o Robertson stanno fuori. Però se devo andare a pensare, Davies è stato parecchio fuori per l'infortunio, poverello, ha avuto un infortunio, quindi è stato parecchio fuori, quindi le sue statistiche non possono essere al massimo, perché se, come detto, se penso che il creatore vada a contare solo quello, quindi le sue statistiche non possono essere al massimo. Robertson e Trent non hanno avuto una stagione facile con il Liverpool, conoscete la situazione del Liverpool, hanno avuto più di 10 infortuni tra Van Dijk, Gomez, Fabinho, Henderson. Cioè, sono rimasti con le pezze al culo, come si suol dire, quindi purtroppo non hanno avuto una stagione facile. Per questo le loro statistiche non sono più quelle di una volta, che facevano 30 assist uno, 30 assist altro. Quindi possono essere loro tre che se ne sono andati e in prima posizione che cazzo c'è se non ci sono loro tre? Questo è il dilemma. Comunque Hakimi non è che non lo sto commentando, molti scrivono perché non commenti, perché non ti piace. No, vabbè, le clip le vedete, non è che vi devo spiegare cosa fa, è uno dei più forti al mondo. Questo ragazzo lo conosco dai tempi del Real Madrid, purtroppo ha giocato più di Théo al Real, mi ricordo che ha fatto anche un assist, un gol quando c'era anche Cristiano ancora, ovviamente perché guardavo il Real. E questo qua, vabbè, è veramente un ragazzo che ci sta davvero. Se mi hai visto Jordi Alba prima posizione, vabbè, finisco con Hakimi, che secondo me è veramente forte. Non so tra uno, perché uno gioca a destra, l'altro a sinistra, quindi tra i due che c'è la sfida, mi hai detto, tra Théo e Hakimi. Non ti so dire chi dei due è più forte, però, perché sono due posizioni differenti e gioca uno un po' più dietro come Théo, però comunque Théo mi piace la sua progressione. Però sono due giocatori fantastici, davvero fortunati le due squadre di Milano ad averli. Comunque, concludendo con Hakimi, poi vi aspetta la vostra qua sotto, che ci sta comunque. Hakimi è uno dei migliori per davvero, deve ancora migliorare, ma è giovanissimo. Jordi Alba prima posizione. Guarda, se dobbiamo dire di statistiche ti dico di sì, ok, ha fatto tanti gol, tanti assist, è sempre una colonna del Barcellona, difende bene, attacca bene, ha una connessione con Messi strepitosa, fa un sacco di assist, ma per me i terzini più forti del mondo continuano ad essere Trent, Robertson, Davies, Théo e Cuadrado e via dicendo. Finisce il video, secondo me Trent, Robertson e Davies sono molto più forti di Jordi Alba, soprattutto Trent. Secondo me Trent è il terzino destro più forte del mondo, cioè secondo me non c'è nulla da dire, nulla da fare. Secondo me i terzini destri Cancelo, Cuadrado, Hakimi e Trent sono davvero strepitosi. Terzini sinistri, mi ha detto Théo e gli altri, dobbiamo fare la nostra top 10, mancano tanti top, quindi facciamo così: vi faccio una top 3 di questi 10 calciatori del creatore e più vi faccio una top 3 dei giocatori che mancano. Ovviamente aspetto anche le vostre qua sotto nei commenti, secondo voi chi dovevano aggiungere obbligatoriamente che manca a questa top? Però comunque abbiamo detto il creatore si è affidato solo alle statistiche, quindi non di giocatori. Per dire, se Liverpool torna al top l'anno prossimo, ovviamente Trent torna ad essere tra i migliori, quindi per le sue statistiche. Però ovviamente non è che lui parte dalla difesa e va a fare 30 gol stagione. Per il restante di questa top, secondo me, prima posizione João Cancelo, seconda Théo, terza sono indeciso tra Hakimi e Gosens. Io ti metto Hakimi. Di quei tre che mancano, ovviamente, primo Trent, secondo Davies, terzo Robertson. Secondo me loro tre sono i migliori totali, quindi la mancanza si sente. Però, come detto, hanno avuto tutte e tre una stagione un po' difficile. Questi sono i 20 miei calciatori, aspetto i vostri qua sotto nei commenti. Signori, siamo giunti al termine anche di questo video, spero davvero vi sia piaciuto. Se così, tantissimi mi piace, nei commenti iscrivetevi alla vostra, iscrivetevi al canale, condividetevi ovunque, passate il mio Instagram e trovate qua sotto. Io vi ringrazio per il video, vi ringrazio il sostegno. Da ExSet è tutto, haters make me famous.